Il rettangolo successivo avete un rettangolino incompleto, senza base, che è un H e un He. Sotto i tre puntini sono uno segol, una E larga. Quel piccolo L maiuscolo rovesciato è un accento. La seconda letterina sembra un amo e un bet. Una B, sotto avete ancora una E larga, una E aperta, e poi avete un lamed, una L. Si legge Ebel, Abele. Ci siamo? Voi dite, Don Renato, a noi che ci importa dell'ebraico? No, non siate così, abbiate un po' di pazienza. Quando noi leggiamo il testo biblico, qualche volta leggiamo delle cose simpaticissime, ma sono delle stupidaggini maiuscole. Vi faccio un esempio. Si chiamerà Isha perché dal Ish è stata tolta. Si chiamerà Uoma perché dall'uomo è stata tolta, vero? No. In italiano noi abbiamo una radice, donna, per l'ambito dell'essere umano femminile, e un'altra radice, uomo, per l'ambito umano maschile. Anche in ebraico sono due radici diverse. Chi viene disgraziatamente per lui a fare il corso di ebraico con me a fine anno accademico, in seminario, impara a vedere che sono due radici diverse e la fonia che è uguale, ma sono due mondi. E quindi Isha non deriva da Ish come nome. Questo è un gioco stupido, fatto sulla omofonia delle radici, stesso suono ma radici diverse. La stessa cosa succede qui, se voi leggete qual è l'origine della parola Cain, vi viene da ridere. Perché Eva dice, che dice Eva? Andate alla linea 47. Disse, o acquistato, e voi vi chiedete in italiano, ma che cacchio sta dicendo? Ho acquistato un uomo grazie al Signore. Giuro che la traduzione è giusta, perché l'ho fatta io. Provate ad osservare alla linea 46 il rettangolino. Qual è la prima lettera? La stessa di Caino. E il Q, il Kof. L'altra lettera, la seconda, è un Nun. Però questo è iniziale mediano. Quello di Cain è finale. Il finale tira giù la gambetta. Avete presente una grafa con cui noi uniamo i fogli? Quello è un nun, però se prendete la grafa e ritirate una gambetta, non grafate più niente, ma avete il nun finale. Cana in ebraico, tutto il resto it che voi trovate non è altro che una aggiunta, una desinenza. Dunque, per omofonia, stesso suono, gli antichi facevano derivare il nome Cain da Canà, comperare. Perciò Cain è comperato. È come re nato, nato re, sì, tua nonna. Magari non dovrei lavorare. Di fatto, però,
noi sappiamo chi era Caino. Perché? Nel mondo orientale antico si capisce il capostipite dai suoi discendenti. E allora andiamo a vedere chi sono i discendenti. Linea 49. Ora Caino conobbe sua moglie. Io non lo so, forse voi sapete da dove viene fuori. Che concepì e partorì Enoch. Poi divenne costruttore di una città che chiamò Enoch dal nome del figlio. A Enoch nacque Yarad, Yarad generò Mekuyael, Mekuyael generò Metusael, e Metusael generò Lamech, bel soggetto. Lamech si prese... perché no? Due mogli. Una chiamata Ada, l'altra chiamata Zilla. Ada partorì Yabal. Egli fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame. Ricchi. La parola pecunia è latina, deriva da pecus pecoris. Mi spiego? Yabal è il ricco, è il padre dei ricchi. Il fratello di questi si chiamava Yubal. Egli fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. In seconda media, il professor Miotto, che Dio lo abbia in gloria, una splendida persona, peccato che sia morto giovane, ci ha spiegato la questione omerica a ragazzini di seconda media. Il guaio è che l'avevamo capita bene. E allora la conclusione, mi ricordo, di quella settimana, ha impiegato una settimana a spiegarci la questione omerica, cioè che Omero non esiste, che questi sono semplicemente dei canti separati che sono stati progressivamente congiunti e leggendo il testo ci si accorge dove ci sono i rammendi. E ci spiegava che l'immaginario collettivo aveva pensato a Omero come cieco e perché ci spiegava nel mondo antico, poi io ho constatato che è così, nel mondo antico i grandi componevano cantando. Io non sarei mai stato un grande, non sarei mai stato un compositore, perché sono stonato come una capra. E quindi non avrei mai potuto cantare le mie liriche. E forse in mezzo a voi c'è qualcuno come me. Chi sono dunque i suonatori di cetra e di flauto, gli uomini di cultura? Yabal, i ricchi. Yubal, gli uomini di cultura. Zilla a sua volta partorì Tubal-Cain e Naama. Tubal-Cain chi è? È il fabbro, padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. E a cosa serve il bronzo e il ferro? Chi è Mingherlino non fa il fabbro. Per fare il fabbro bisogna essere degli Schwarzenegger. Questi sono i forti. Naama è la colomba che seduce Naama. Discendenza di Caino. I ricchi.
gli uomini di cultura, i forti, i seduttori. Chi è Caino? Non datemi una risposta, aspettate. Vediamo chi è Abel. Linea 58. Qualunque vocabolario ebraico voi prendiate, vi dice Abel uguale nulla. Non inteso come concetto metafisico, perché gli ebrei non avevano metafisica, ma come il concetto di vuoto. Tu entri in una stanza, non c'è niente. Cosa dici? Che la stanza è piena di Abel, cioè di niente. In italiano non riusciamo a dare il concetto esatto, perché presso di noi la parola niente è l'opposto a essere. Essere nulla. Metafisica pura. Gli ebrei non hanno il concetto di essere come ce l'abbiamo noi, e quindi non hanno il concetto di nulla come ce l'abbiamo noi. Abel per loro era la vuotezza, l'inconsistenza, la debolezza, ciò che non esiste, ciò che non c'è. Allora avete da una parte ricchezza, cultura, forza, fascino, e dall'altra avete il nulla, il vuoto. Chi prevale? È ovvio. Capite cosa sta sotto a questo mito? Io ricordo quando ero ancora studente dell'Istituto Orientale, questo vecchio professore, strano incrocio, Alonso Schekel, spagnolo tedesco, un grande, conosceva queste cose a menadito, e la lezione che ci ha fatto facendo l'esegesi di questo brano l'ha cominciata così. Voi, dice, cosa pensate di questi due? Cosa pensiamo di questi due? Uno è contadino, l'altro è pastore. Si sa che nel mondo orientale antico il pastore era nobile, il contadino era fregaiolo. È chiaro che questo è un mito che racconta lo scontro tra due tipi di civiltà. La civiltà contadina da una parte e la civiltà nomade dall'altra. La civiltà nomade soccombe. Allora lui, con un sorriso malefico, dice: no, questo è l'origine del mito, cioè questo raccontino viveva per conto suo prima che l'autore sacro lo prendesse, lo lavorasse per ottenere un determinato risultato. Quindi quando questo mito veniva raccontato davanti al focolare dal nonno al nipote, aveva questo significato, lo scontro di due civiltà. Ma quando l'autore sacro lo prende, lo completa e gli infila questo tipo di genealogia, cioè mostra la discendenza di Caino, proprio per indicare lo scontro tra ciò che è forte, affascinante, culturato, ricco, e gli Hanavim, i poveri, i nessuno, quelli che nella società non contano niente, Hebel. Se l'uomo sceglie di essere Dio di se stesso, 1, 2, 3, 4, quando questi quattro individui hanno un interesse, come risolvono il problema? Il mito di Caino e Abele te lo dice. Non pensare mai che venga risolto secondo giustizia.
in una società come la nostra, scordatevela. Prevale il più forte, prevale il più intelligente, prevale il più ricco, prevale il più affascinante. Guardate che questo è il messaggio che manda la televisione, la radio, la stampa. E noi beviamo ad ampi sorsi a tutto questo. E non ci accorgiamo che questo mito, che è vecchio di oltre 3.000 anni, è modernissimo, perché ti dà il parametro di lettura. Dopo tu fai quello che vuoi. Però non dire non ho capito, perché questo mito te lo sta insegnando. Facciamo un passettino avanti. Lamech. Lamech è dunque un discendente di Caino. È quello che genera insieme le due mogli questi quattro personaggi. Ma Lamech ci meraviglia ancora. Siamo alla linea 62, andate sulla destra. Lamech disse alle mogli. Naturalmente per noi. Il testo ebraico è qualcosa in più. Adesso voglio invece farvi notare alcune piccole cattiverie. Segmento A del testo ebraico. Trovate tre paroline, vero? La parola Lamech in ebraico si dice Lemech. Ok? Non voglio farvi venire l'ernia al cervello, ma un po' di attenzione ve la chiedo. Voi avete le, me, k. Il me, spostatelo davanti al le, viene fuori mele, che vuol dire re in Oriente. Hamelech Dawid, il re Davide. E quindi tu donna, se io sono il re, tu lì, buona, zitta e ascolta. Giusto? Accidenti. Io non so chi l'abbia detto, ma senz'altro non è presente sua moglie. Qui dunque c'è un gioco estremamente cattivo. Il maschio diventa il re della donna, la donna diventa suddita. In Oriente, tu ascolta significa anche tu obbedisci. C'è tutto un gioco sottile che la nostra cultura perde leggendo il testo, anche tradotto, anche in originale, se non conosciamo tutti questi elementi. Quindi, con Lamech viene sanzionata una volta per tutte. In quel tipo di mondo, non nel nostro, che la donna è suddita dell'uomo. E l'atteggiamento della donna nei confronti dell'uomo non è più di essere complementare. Ricordate? Zelach, la donna tratta dalla Zelach. Zelach non è la costola, è la complementarietà. Ma qui appunto diventa dipendente, sottomessa. Lamech disse alle mogli, Ada e Silla, ascoltate la mia voce. Mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire. E qui siamo in una situazione bruttissima. Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura.
Il verbo che viene espresso nel segmento D non è il verbo catal. Catal è l'uccisione. Io ti tiro una freccia, ti ammazzo, buonanotte. No, ti uccido con disprezzo. È un'altra cosa. È un altro verbo. Hrak. Mentre invece uccido semplicemente chi è più debole di me, razza. Razza è il verbo del comandamento, non uccidere. Quindi il comandamento proibisce di uccidere chi è più debole di te. Katal è l'azione dell'uccidere, basta. Harak è l'uccisione con disprezzo. Ho ucciso con disprezzo un uomo, Ish, per una mia scalfitura. Weyeled, lettera E, è un ragazzo per un mio livido. Sette volte sarà vendicato Caino, Malamec, 77. Proviamo a uscire fuori dal testo. Voi qui avete due concetti che sono devastanti. Primo concetto è la prevaricazione, il sopruso. Tu mi dai un pugno e io ti ammazzo. No, io ti do un pugno e siamo pari. No, no, il regno dell'uomo non è così. Occhio per occhio. No, no. Tu mi dai un pugno e io ti faccio fuori. Vi è chiaro? Leggete i giornali. E poi c'è un'altra cosa. Se voi notate, Lamech ha un io ipertrofico. Sette volte sarà vendicato Caino. Ma io? 77. Ma tu chi sei? Capite che qui la coscienza non va di pari passo all'ego. Perché se la coscienza va di pari passo con l'ego, le cose sono molto più lineari e tranquille. Perché tu in coscienza sai le qualità che hai, ma sai anche i difettacci che hai. Conosci il bene che fai e conosci anche il male che fai. E quindi il tuo io non diventa ipertrofico. Sotto questo profilo, il mondo greco era riuscito a fare un passettino avanti. Ma perché? Perché il mondo greco riconosceva che c'è un pensiero filosofico che è al di sopra dei singoli. E allora, nella tragedia, l'Antigone, noi abbiamo l'esaltazione della coscienza, cosa che nel mondo ebraico non c'è. Antigone dà sepoltura al proprio fratello, ucciso dall'altro fratello, abbandonato il cadavere sulla spiaggia, Antigone va e lo seppellisce contro la legge emanata dal fratello usurpatore. E quando l'usurpatore condanna la propria sorella a morte per aver trasgredito la legge, la sorella dice: esiste una legge non scritta. È l'urlo della coscienza che dice: io sono al di sopra delle leggi scritte, perché ci sono circostanze in cui la legge scritta, non avendo contemplato quella circostanza, la legge scritta non ha valore. Ha valore la legge della coscienza. Bene. Noi ci troviamo dunque di fronte a questa realtà. Ora, teniamo presente che quando Dio, durante l'Esodo, subito dopo il Decalogo,
Decalogo si trova al capitolo 20 dell'Esodo. Subito dopo, nel capitolo 21, andate alla linea 64, voi trovate il principio almeno di una giustizia rozza. Se segui una disgrazia, allora pagherai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido. Mentre invece, al segmento E, per un livido, si paga con la vita. Invece è livido per livido. Tu mi dai uno schiaffo, io ti do uno schiaffo. Poi gli ebrei capiranno alla fine dell'Esodo, nel libro del Deuteronomio, alla fine dell'Esodo capiranno che se io e la signora entriamo in collisione, lei mi dà uno schiaffo, io gli do uno schiaffo, solo che il mio schiaffo la manda laggiù e si impiastriccia su per il muro. Non è giustizia. E allora nel capitolo 32 del Deuteronomio, Padre Eterno dice, venite qua, non fatevi più giustizia da soli, io faccio giustizia, mia è la vendetta, non tua. E voi trovate nel libro dei Salmi questo atteggiamento, bellissimo, in cui l'offeso non chiede a Dio la forza di restituire l'offesa, ma dice, io lo ammazzerei, ma non lo faccio, arrangiati tu, perché tua è la vendetta, non mia. Babilonia, beato chi prenderà i tuoi piccoli e li sbatterà contro la pietra, non io. Tu hai fatto con me così? Anch'io vorrei fare con te così, ma chiedo che sia lui a farlo, perché lui lo sa fare meglio. E voi trovate, alla fine del Salmo, questa dicitura. Noi diventiamo ovviamente scandalizzati perché siamo un po' farisei, ma se leggiamo attentamente il testo, noi impariamo da questo Salmo due cose. Non nasconderti davanti a Dio. Di a lui tutti i sentimenti che hai, tanto li conosce lo stesso, quindi sei stupido a nasconderli. E secondo, affida a lui il ripristino di quella giustizia che nei tuoi confronti è stata violata, perché qualunque tipo di giustizia tu voglia ottenere non è mai corretta, perché o è inferiore a ciò che meriti o è superiore a ciò che invece va fatto. Bene, e il caffè è un diritto.